Cari amici, vi faccio vedere in vitro, in laboratorio, cosa vuol dire, diciamo, questa specie di conformismo per cui i cattivi sono soltanto a destra, sono soltanto i liberali, sono soltanto quelli che non sono, no, le sardine, che non stanno a sinistra, che non sono politicamente corretti. Noi facciamo un pezzo sul sito nicolaporro.it in cui mettiamo come tutti quanti i pezzi, tutti quelli del mio sito, basta andare su nicolaporro.it e ci si accorge, la foto in primo piano di un personaggio politico e uno sfondo diverso. E la foto in primo piano è di Laura Boldrini, è stata cambiata? No, è una foto col velo di Laura Boldrini. Dietro è stata cambiata la foto? No, era una foto delle donne in burca. Ovviamente l'associazione qual è? Cara Laura Boldrini, scrive bene Corrado Cone, non io, Corrado Cone, un filosofo liberale, zero sovranista, dice: cara Laura Boldrini, ma cari italiani, guardate che dobbiamo combattere soprattutto contro quella cultura fondamentalista islamica che considera ancora le donne, diciamo, esseri di serie B. Vabbè, ma poi potete pensarla giusta o sbagliata, ma comunque questo è quello che scrive Ocone. E la foto sul sito è semplicemente la solita foto che noi facciamo, le potete vedere, in cui mettiamo tutti in un primo piano, diciamo, un po' modificato rispetto alla realtà. Apriti cielo, il fotomontaggio di Porro, lo capisce anche un bambino piccolo che non è un fotomontaggio, ma la cosa più bella è questo sito, ve lo segnalo, che si chiama, perché è più bello, il sito è totalmente non visto, ma si chiama gay, come si chiama? Gay, adesso ve lo dico bene, gayburg, è un sito che prende la mia foto e fa: Nicola Porro da vomito, ora violenta pure le donne uccise per fomentare l'odio religioso. Cioè, io, va bene che può essere da vomito ci sta, ma che io violenti le donne uccise per fomentare l'odio religioso, io non l'ho scritto da nessuna parte. Mentre la sua Lega, non sono Lega, il populista Nicola Porro ci illumina sul fatto che a lui non frega un niente. Un niente, manco sapete scrivere in italiano! Va bene, ci illumina sul fatto che a lui non frega un niente delle donne italiane che vengono uccise, dato che lui vuole usare il fenomeno per fomentare odio religioso, in conformità al profitto di quel suo Salvini che durante i suoi comizi politici rappresentava le donne come bambole gonfiabili. Dice, scrive ancora questo sito, superando il limite della decenza. È dal suo sito di propaganda salviniana che scrive e fa vedere quello che ho scritto, che non l'ho scritto io, l'ha scritto Ocone. Il sunto, sentite il sunto che scrive il sito Gayburg, il sunto è che la donna cristiana non deve lamentarsi se il marito la prende a schiaffi, perché Porro giura che gli islamici sarebbero peggiori e che quindi le vittime italiane non devono scassargli il cazzo, dato che lui è maschio e non gliene frega nulla dei 96 femminicidi. Allora, questa merda che scrive Gayburg, che non fanno onore ai milioni di omosessuali nel mondo con la testa, a differenza di questi quattro deficienti di Gayburg. Bene, questi quattro signori verranno. Gli ho chiesto di togliere dal sito questa merda, perché io non ho mai scritto questa cosa, non l'ho mai neanche pensata. Loro cosa fanno? Non c'è un nome, non c'è un indirizzo PEC, non c'è un bilancio, però la pubblicità la raccolgono sul sito. Vedete che ci sono i banner pubblicitari. Non voglio fare pubblicità a questo sito, gli voglio fare un mazzo. Così, il mio avvocato oggi, stamattina, li sta querelando penalmente. Non lo faccio nei confronti di nessuno la querela penale, ma siccome da questi non prendo una lira e non la voglio neanche prendere, non hanno il diritto di insultare e di attribuire a me cose di questo tipo. Voi dite: ma stai esagerando? No, non esagero, perché poi dopo, quando vado a vedere quest'altro fenomeno che mi dice, cos'è che mi dice quest'altro fenomeno che mi augurano la morte, cioè c'è un sito di bufale in cui dicono: è una bufala. Beh, questo fenomeno che non mi ricordo come si chiama, adesso ve lo dico, si chiama Butak, il controbufale, sono tutta gente che ovviamente gli stanno sulle balle, me, i sovranisti, ma il punto non è, lui non lo querelo perché non c'è nessuno, cioè è legittimo dire che a lui non gli piace la mia roba, va benissimo, ma non puoi attribuire cose che non sono vere, anche se consiglio,
toc toc, signor Butak, che fai tanto il perbenino, te la prendi contro i miei fotomontaggi? Hai visto che commenti ci sono in calcio al tuo sito? Hai visto quei signori che mi augurano la morte? Cioè, io non auguro la morte a nessuno, ma i tuoi commentatori, 5 commenti, perché si tratta di un sito talmente sfigato che non so quanti saranno i lettori, pochissimi, ma quei 5 commenti dicono che io devo morire, cadere da una nave in Antartide. Comunque, non è meritevole neanche di un'attenzione del giudice, ma questi qua, in questa piccola storia, che cosa vi fa capire? Che si prende un titolo, si crea un mostro, il sottoscritto, non si legge neanche l'articolo e si attribuisce al mostro il, come possiamo dire, la cosa più tremenda del mondo, cioè volere che gli italiani uccidano le proprie donne. Questo, io spero che ci sia un magistrato da qualche parte in Italia e che Facebook, questa pagina di merda, la possa cancellare, non solo quelle dei sovranisti che a loro non piacciono. Ciao!